Cinque decessi negli ospedali Covid irpini in poche ore. Sono deceduti ieri nelle aree Covid della città ospedaliera tre pazienti, una di 83 anni di Sirignano e un anziano 89enne di Avellino, ricoverato ieri mattina e deceduto in serata. Nell'unità operativa di malattie infettive è deceduta una paziente di 87 anni di Atripalda, ricoverata dal 17 gennaio scorso. Quest'ultima pare fosse precedentemente paziente in medicina generale. Sempre la scorsa notte è morto un 73enne di Bisaccia, giunto in gravi condizioni all'ospedale di Ariano Irpino e ancora al Covid Hospital della città ospedaliera. Questa mattina è deceduto un paziente di 79 anni di Nola. Con questi ultimi decessi sale a 41 il numero dei morti dall'inizio dell'anno, ben 15 quelli che si sono verificati da domenica ad oggi tra pazienti ricoverati ad Avellino ed Ariano Irpino. Nelle aree Covid dell'azienda ospedaliera Moscato sono ricoverati 48 pazienti, 5 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria subintensiva del Covid Hospital, 19 nell'unità operativa di malattie infettive, 2 nell'unità operativa di pediatria e 1 in quella di ginecologia e ostetricia. Presso l'area Covid di Ariano sono ricoverati 32 pazienti, 6 in degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 3 in terapia intensiva, 13 in medicina Covid. Nei reparti purtroppo si continua a morire e sono gli anziani a pagare il conto più alto, avendo nella maggior parte dei casi anche patologie pregresse. Intanto oggi in Irpinia si registrano 507 positivi che sono stati accertati dall'analisi di 4.660 tamponi.